L'Andos nazionale provvede alla formazione dei volontari. I volontari dell'Andos sono aggiornati e competenti. Immaginate che noi facciamo il nostro aggiornamento all'Università La Sapienza di Roma con i docenti dell'Università La Sapienza e che tutti gli anni le nostre fisioterapiste a livello nazionale, che si occupano dell'infodrenaggio del braccio coinvolto nell'intervento, vengono formate con un corso specifico e ogni anno devono ripetere per avere l'accreditamento affinché possano continuare ad effettuare questa tecnica riabilitativa. Ci occupiamo quindi della prevenzione primaria attraverso le indicazioni sugli stili di vita corretti, cioè tutte quelle condizioni che ci permettono di rimuovere i fattori modificabili che ci possono far ammalare. E quindi parliamo di alimentazione sana, attività motoria, contenimento dell'uso del fumo e dell'alcol. E queste attività noi le svolgiamo veramente, creiamo i gruppi, abbiamo il gruppo di Nordic Walking, abbiamo provato la canoa, facciamo le passeggiate di gruppo in città o nell'immediata periferia della città. E adesso abbiamo anche questa esperienza della vela. Cosa ci può essere di più forte emozionalmente che salire su una barca a vela, farsi condurre dal vento nel silenzio e nel blu immenso del mare, l'azzurro del cielo e la condivisione di uno spazio limitato che fa girare tanta emozione. Quindi questa regata delle rondini sta diventando l'evento di punta dell'attività, come dire, ricreativa che organizziamo per le nostre donne. Ci occupiamo della prevenzione secondaria, come? La prevenzione secondaria è la diagnosi precoce, cioè noi affianchiamo la ASL nell'ambito dei programmi di screening oncologica affinché le persone invitate si presentino all'appuntamento. Quindi concretamente che cosa facciamo? Le volontarie tutte le mattine vanno alla ASL di Latina e contattano telefonicamente le donne o gli uomini quando si parla di screening del colon retto affinché si presentino ad effettuare l'esame di primo livello, quindi la diagnosi precoce. Parlo della mammografia per lo screening mammografico, ma c'è anche la provetta da ritirare per i maschi e le femmine in farmacia o alla ASL e parlo del Pap test o l'HPV test. Questo tutte le mattine le donne dell'Andos, le volontarie dell'Andos, pazientemente, con passione e in totale gratuità, fanno presso la ASL di Latina. Lo fanno anche altre, questa cosa è anche di appannaggio di altri comitati Andos che comunque sono di supporto all'attività, del programma di screening mammografico e mi riferisco al comitato di fondi e al comitato di Sezze. Anche loro danno una mano affinché le donne aderiscano. Perché? Perché la diagnosi precoce raggiunge il suo obiettivo, allunga la vita a noi tutti. Se però si fa e si fa regolarmente, c'è un periodismo da rispettare e qualche volta ci sfugge, cioè ci sembra sempre che quell'esame l'abbiamo fatto il mese prima, invece magari sono passati 3 anni e ogni 2 anni invece ci dobbiamo sottoporre regolarmente a questi esami. Poi c'è la prevenzione terziaria, e cioè tutte quelle attività che si possono fare perché non ci si riammali e si allaccia molto a quello che abbiamo detto prima come prevenzione primaria. Cioè, se una persona combatte, una donna operata, combatte l'obesità, combatte il deposito di adipe che diventa un organo esso stesso, per creare infiammazione nel corpo e facilitare la recidiva, questo da noi, questa possibilità da noi la trova, anche nella ASL la trova, anche a livello della Breast Unit la trova, cioè la donna deve essere consapevole che
fare buona attività fisica, ridurre il grasso, aiuta ad evitare che ci si riammali. Quindi questa si chiama prevenzione terziaria, così come fare attività con il braccio ci aiuta ad evitare il linfedema del braccio coinvolto nel trattamento chirurgico. Quindi a tutto tondo cerchiamo di essere a disposizione delle donne con un percorso di malattia. Adesso vedo la dottoressa Fanelli che arriva, quindi mi accingo a chiudere e a presentarla e passo il microfono a Licia che provvede ad andare avanti. Grazie. Allora, ecco Gloria, la dottoressa Gloria Fanelli, anche con lei, buongiorno a tutti, scusate il ritardo. Sono anche mamma e quindi stamattina la dovevo sistemare. Più che giustificato. Anche con la dottoressa Fanelli, con Gloria, abbiamo in comune un percorso e quindi siamo tutte belle provate, ma determinate comunque a non farci, come dice lei? Sopraffare, giustissimo, a non fermarci, però è giusto anche sopraffare, perché purtroppo bisogna essere bravi nell'evitare gli ostacoli. Quindi avete a disposizione un'equipe veramente, veramente fantastica. E Gloria, che ci racconti? Intanto io vi ringrazio, insomma, ringrazio per l'invito. Sono contenta di essere, insomma, qui, di partecipare con voi a questo evento, che è un evento importante perché siamo unite per la lotta contro il tumore al seno, e questi eventi di promozione, di sensibilizzazione non fanno altro che aiutarci a capire che il tumore al seno non deve essere solo un momento di scoraggiamento e di paura, ma il tumore al seno è anche un momento per poter incontrare proprio queste donne che fanno parte di queste associazioni, che ci aiutano a farci capire che non bisogna scoraggiarsi, perché il tumore al seno purtroppo è diventata una realtà tanto presente, è il primo tumore in tutte le fasce d'età. Quindi abbiamo da 0 a 74 anni, ma anche oltre, se noi andiamo a valutare quali sono i tumori più frequenti nella donna, è proprio il tumore al seno. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo non aver paura di fare prevenzione, perché se facciamo prevenzione possiamo poi partecipare a queste manifestazioni che ci permettono di dire con coraggio: ce l'abbiamo fatta e ce la possiamo fare tutti. E per quanto riguarda lo screening mammografico, io sono faccio parte dello screening mammografico dell'ASL di Latina, e è un percorso dedicato a tutte le donne dai 50 ai 74 anni che dovrebbero, perché ancora abbiamo delle difficoltà a raggiungervi tutte con la lettera, ma ad oggi non dobbiamo soltanto pensare che si può partecipare allo screening solo perché si riceva la lettera. Possiamo partecipare attraverso la telefonata al numero verde, ma grazie da maggio anche sul portale della Regione Lazio possiamo inserire attraverso il codice fiscale o lo SPID, entriamo nel sito della Regione Lazio e possiamo partecipare proprio programmare quelli che sono gli screening, che non sono solo il tumore, per il tumore della mammella, ma anche per il colorretto e per l'HPV. La cosa che ci dicono sempre: ma perché cominciamo a 50 anni? Io non dico che la prevenzione comincia a 50 anni, questo non è giusto, la prevenzione comincia prima. Intanto la prevenzione comincia sulla nostra salute, comincia a tavola, comincia con la prevenzione primaria, quindi bisogna saper mangiare bene, bisogna sapersi muovere, quindi la prevenzione comincia da piccoli. Anche noi mamme dobbiamo insegnare ai nostri figli a mangiare bene e a muoversi, e quindi quello è una cosa. Poi la prevenzione comincia da prima dei 40 anni con l'ecografia della mammella, poi dai 40 ai 49 con la mammografia, che possiamo prenotare in ospedale con l'impegnativa, e poi a un certo punto dai 50 anni continuiamo con lo screening. Quindi io mi auguro che
di non dover più vedere donne che arrivano a 50 anni e fanno la loro prima mammografia con lo screening, che non hanno mai fatto nulla prima, perché purtroppo possiamo poi trovarci come primo controllo ad mettere in evidenza non delle lesioni piccole ma delle lesioni un po' più grandi. Per qualsiasi, ad oggi, per il tumore della mammella, per qualsiasi tipo di lesione abbiamo tutte le armi a disposizione per poterlo combattere. Probabilmente qualche volta il percorso sarà un po' più arduo, sarà un po' più difficile, sarà un po' più faticoso, però la scienza ci sta aiutando a fare in modo che anche il tumore della mammella diventi una malattia cronica, come il diabete e come tante malattie cardiovascolari che oggi conosciamo, con le quali noi possiamo vivere a lungo. Certo, dobbiamo prendere magari delle pasticche, dobbiamo, non avremo delle situazioni particolari da dover andare a sistemare, però avere la possibilità di cronicizzare questa malattia è sicuramente una cosa importante, ma noi il nostro obiettivo è non fare in modo che lo troviamo molto prima, e quindi le cure che dobbiamo mettere in campo sono delle cure molto più facili. Con lo screening voi farete la mammografia nel posto più vicino a casa, perché abbiamo 5 sedi di primo livello distribuite sul territorio, e abbiamo Aprilia, abbiamo Latina, abbiamo Fondi, Formia e Priverno. Quindi si farà la mammografia. Una volta fatta la mammografia, questa mammografia viene letta in separata sede da due medici che sono a Latina e da me e dalle altre mie colleghe che lavorano con me, e una volta fatta la doppia lettura, si dice, cioè i due colleghi non sanno quello che ha detto l'altro. Se quella mammografia viene ritenuta negativa, riceverete la lettera a casa. Se invece quella mammografia sarà ritenuta positiva, dove per positiva però non dobbiamo spaventarci, non dobbiamo pensare che quella positività sia necessariamente un tumore. Quella positività dipende dal fatto che molto spesso ci troviamo di fronte a donne che non hanno precedenti controlli o che hanno una mammella molto difficile da studiare, e quindi in quel caso serve l'approfondimento. Allora le signore verranno richiamate per venire a Latina, e venendo a Latina faranno un ulteriore approfondimento. Questo approfondimento deciderà a quel punto se la mammografia è negativa, e ritorneremo a 2 anni o a 1 anno a seconda di quello che è il percorso che decideremo con la signora, oppure se quella mammografia metterà in evidenza una lesione faremo la biopsia e si proseguirà con il percorso, perché come vi dicevo prima tutti gli screening non sono degli esami gratuiti che vengono forniti alla persona, quindi solo il pap test piuttosto che solo il sangue occulto o solo la mammografia, ma offriamo l'intero percorso fino alla presa in carico dell'eventuale intervento o delle eventuali terapie. Più che dirvi che prevenire è meglio che curare, questo non posso dirvi, ma vorrei anche dirvi che la prevenzione non deve essere paura, ma la prevenzione deve essere un momento di coraggio, perché anche laddove noi dovessimo scoprire che c'è qualcosa che non va nel nostro corpo, e quindi in quel caso ci incazziamo anche, passatemi il termine, perché ci sentiamo tradite anche da noi stesse, però c'è sicuramente tutto intorno a noi un team di persone che ci può aiutare a far sì che questo essere insulso che si può appropriare di noi effettivamente non si approvi di noi, ma siamo noi a sconfiggerlo grazie alla prevenzione. Bravissima, bravissima Gloria, come sempre. E che dire, insomma, fate passaparola, perché questo è importante, perché purtroppo noi ci siamo passate, però ci sono tante donne che per tanti motivi, anche solo quello magari della paura, no, del timore di non andare a affrontare una mamma o qualsiasi altro esame di prevenzione, magari si tengono da parte, però bisogna piano piano essere tutte consapevoli che ognuna di voi può essere un mezzo di prevenzione, questo è importante. Loro ce la mettono tutta, la dottoressa Bellardini è andata in pensione, ma io vi dico che praticamente lei è l'unica persona che ha lavorato in tutta l'ASL di Latina nei programmi di screening, ed è una persona che ha dato grandissimo tempo chiamiamola opportunità, però insomma diventa una possibilità veramente per tutti, per tutte. Però io penso che ognuna di noi può essere portatore di attenzione proprio sulla prevenzione, non con la paura, non spaventando le persone, ma
soltanto cercando di farle essere consapevoli tutto qui, perché poi molte volte la gente si ritira, si spaventa, dice ma no, che può capitare anche a me? Eh sì, può capitare a tutti, quante volte ce lo siamo chiesti, perché proprio io? È capitato, quindi bisogna cercare anche noi di fare la nostra parte attiva, un po' di essere, come dire, dei discepoli che in qualche modo aprono la strada anche a cose più meno pesanti. Vuole aggiungere? Lancio lo slogan che era il mio mantra, è stato il mio mantra per 20 anni. Se ognuna di noi convince un'amica ad aderire ai programmi di screening perché non lo fa, perché ha paura, perché è diffidente, eccetera, noi raddoppieremmo i numeri dello screening. Quindi o soltanto una ognuna di voi ne deve portare, e così a catena, e faremo cose grandissime.